cucina. Sono stati conferiti nel Salone di rappresentanza di Palazzo del Governo a Chieti i premi e i diplomi attribuiti dall'Accademia Italiana della Cucina alle aziende e ristoranti del territorio. Alla cerimonia, cui hanno presenziato numerose autorità e accademici della cucina, sono intervenuti il prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, a fare gli onori di casa, il delegato di Chieti dell'Accademia, Nicola D'Auria, e Mimmo D'Alessio, consigliere di presidenza. Alla Natural Industria di Bucchianico e ai segreti di Donna Anna di Lama dei Peligni è stato conferito il premio Dino Villani, riservato ai titolari delle aziende artigianali o piccoli industriali che si distinguono da tempo nella valorizzazione dei prodotti alimentari con alti livelli di qualità. Alla storica pasticceria D'Orazio di Chieti è andato il premio Massimo Alberini, assegnato a nome della delegazione a quegli esercizi commerciali che da lungo tempo, con qualità costante, offrono al pubblico alimenti di produzione propria, lavorati artigianalmente con ingredienti di qualità eccellente e tecniche rispettose della tradizione del territorio. Il diploma di buona cucina, riservato ai ristoranti e alle trattorie di cucina italiana, in Italia e all'estero, che operano nel rispetto della tradizione e della qualità e che siano inseriti nella guida con un minimo di 3 tempietti, è stato conferito quest'anno ristorante Sant'Eufemia di Farafiglione Umpetri. Quest'anno, grazie alla disponibilità di Sua Eccellenza il Prefetto, siamo riusciti a trovare questo posto istituzionale che sicuramente riesce a dare un'ulteriore immagine importante alla nostra delegazione, al lavoro che fa l'Accademia sul territorio e soprattutto per la valorizzazione di queste aziende che danno e fanno un lavoro continuo e costante per valorizzare i prodotti del territorio abruzzese. Accolto con grande entusiasmo il loro invito, poiché stiamo parlando appunto di eccellenze del territorio, stiamo parlando di attività, di personaggi che danno valore al territorio e onorano questo territorio con il loro lavoro pluriennale. Quindi ho reputato assolutamente logico, anche nell'ambito dell'apertura del Palazzo del Governo alle manifestazioni, a far entrare i cittadini nella sede delle istituzioni, come ho detto sin dall'anno scorso quando mi sono insediato, e quindi veramente credo che sia un momento particolare ma assolutamente coerente con quello che abbiamo fatto in quest'anno in questo palazzo.